Salve gente da RestRec89 e benvenuti in questa 17ª puntata della serie Gold Rivers. Allora, sapete che, anzi salutiamo intanto Chiacchierone e Roby Medio Ciao 81. a tutti. No dai, fate gli scherzi. Comunque ragazzi, non ho pubblicato la puntata il giorno di Natale perché comunque io non avevo registrato e non, ho detto non lo pubblico, li lascio tranquilli. Stavamo mangiando Troppo, parenti su troppo. parenti. Quindi intanto colgo l'occasione per farvi gli auguri un po' in ritardo e spero che abbiate passato delle buone feste. Auguri, auguri ragazzi. E niente ragazzi, abbiamo ripreso dalla scorsa puntata che avevamo fatto i bancaletti infami, anzi i cassonetti infami di patate, che è lo schifo di cassoni. E niente, siamo qui oggi invece a raccogliere soia, se non sbaglio, è soia, Sì. eccola qua, campo 4 di soia, che dovrebbe essere l'ultimo campo oltre alle barbabietole a nostra disposizione da raccogliere. Infatti sì, come vedete abbiamo già fatto il 7, 8, 9, 16 e 24 già mietuti, 15 e il 12 invece sono già stati coltivati anche, mentre 14 è quella barbabietole, quindi rimane solo il 4 da trebbiare. Quindi Guarda, direi Red, hai che la rosa a terra. Babba Bia è già Guarda! bucata. Ci hanno bucato le Vabbè, dai. gomme. Prego, prego, Lavoreremo lo sa stesso. esatto. Dai, intanto ne ha 6, anche se ce n'è una di bucata, non importa. Comunque ragazzuoli, se, per chi non avesse visto, sono uscite anche le bossini. E quindi come non aggiungerle a questa serie? Bisogna aggiungerle. E allora poi ragazzi, finito il campo di soia, andremo ad acquistare la botte Bossini, che per ora è una prima versione, non ci sono gli accessori come era uscito nel 15, ma solo il getto, quello grande e basta. A me basta, perché tanto gli altri accessori non li ho mai usati. Quindi poi andremo ad acquistarli, che tanto un biodigestato ne abbiamo già sui 70.000 litri, quindi riusciamo a concimare qualche campo. E poi vediamo se passare magari all'erpicatura o comunque qualche lavorazione per la preparazione di campi. Barbabietole casomai facciamo nella prossima puntata. Intanto ci dedichiamo a questi lavoretti. Tanto raccogliamo questa soia. Ah, c'è il punto vendita delle uova. Eh Hai sì, qualche uovo? qualche uovo, non lo A so, portata di mano, qualche forse uovo? sì, sai che forse ho qualche uovo. Aspetta, adesso mentre fai manovra vado a vedere se ho qualche Eh sì, uovo perché si sanno, nella realtà uno va in giro con le uova. nello zainetto. Oh, tieni, sulla cappotta. Vediamo se abbiamo qualche uovo, anzi esc. Per vedere per le uova. Che cavolo era? Non lo so mai. Su informazioni, quello generale. Come informazioni? Che cosa vuol dire? Quello dove ti dice i metri che hai arato, quella roba lì. Vabbè, ascolta, io passo sopra l'affaretto. Esatto. Vediamo. Non mi fa vendere niente. E allora si vede Non che ce non ho l'hai, niente. niente uova, sei uscito svuotato. Anzi, andiamo a vedere subito in farm, ragazzi, un attimo. Visto che siamo qua, vi faccio anche vedere la vendita uova. Corri forte. Tra l'altro le galline, quelle sono e quelle puoi avere, insomma. Sì, Sì, 24 per la precisione, è un se po' le una conti. cavolata, però. Eh sì, io spero che uscirà qualche mod per far... Per aggiungere galline. Sì. Senti, io vado avanti o ti aspetto qua? Ok. Vadi, vadi. Vadi pure che tanto il campo è grosso, quindi ci Ok. mettiamo un bel po' a fare tutto. Ok. Tac. Vediamo, ce ne sono altre qua in Ah, qui giro. aumentano, eh. Vedo più uno, più uno, più uno. Eh sì. Ah sì, perché ti esce in gata, eh. Qua ce n'è un altro. A posto, dovremmo averle raccolte tutte. Perfetto, allora torniamo su. E ce le pagano bene le uova, eh? Se c'è una cosa che pagano bene sono le uova a Sì, ma fare. è una roba impossibile.
Comunque ragazzi andremo anche ad acquistare le nostre pecore, così da fare i grossi Pecorelle. guadagni, visto che anche quelle là ci pagano bene. Ah, con la lana, sì. Big money. 179 euro. Quante uova? Non lo so. Però abbiamo fatto pochi soldoni. Aspetta, sei di qua. Aspetta. Sono pienissimo. Arrivo. Arrivo. Che Sa che raccolto riempiamo. fruttuoso, ragazzi. Eh sì. No, comunque ragazzi, sveliamo il trucchetto. Perché già qualcuno se n'è accorto, ma sveliamo il trucchetto. Ho aggiunto la speed farming, ragazzuoli. Perché come avete visto anche voi, farming 17 tra che i negozi, cioè i negozi punti vendita pagano poco. Poi i raccolti rendono poco. Per portare avanti una serie in modalità normale ci vorrebbe una vita. E allora ho detto vabbè, dai, aggiungiamo la speed farming, vediamo come va. E così riusciamo a fare guadagni, riusciamo a portarlo avanti, fare nuovi acquisti, comprare altri campi, gli animali e tutto. Ve l'ho Eh sì. detto perché comunque mi sembra giusto dirvelo, perché comunque si vede che anche la soia rende tanto, quindi. Boh, io sono pieno, vado subito a scaricare. Vai, vai, io continuo. Quindi ragazzuoli, io vi faccio una domanda. Tra l'altro ho messo la max, che è la come livello. È il penultimo del livello più alto, perché se volete c'è FMarco95, ha fatto un video in cui ha messo anche il link in descrizione per la speed farming. Ci sono 5 modalità, c'è la super slow, la medium, la max e la super max, se non sbaglio. Io ho messo la max così da fare un po' più raccolto. Quindi ragazzuoli, casomai scrivetemi nei commenti se preferite che continuo a usare la speed farming così da portarvi cosette nuove sempre così da aver più guadagni e tutto, o se preferite che continui a giocare come abbiamo sempre fatto in modalità realistica, però con i tempi molto molto più lunghi. Quindi molti meno acquisti e tutto. Ormai me lo scrivete sotto nei commenti. L'ho chiesto apposta perché sapete che a me piace dire le cose, non sto a nascondervi quello che faccio e tutto. Quindi vedete voi. Sono già pieno, Red, Porca. eh? Mezza fila. Diciamo che forse la max è un po' troppo. Semmai ditemi se tenere la speed farming, se tenere la max, mettere magari o la medium o toglierla definitivamente. Ditemi voi, lascio a voi la scelta. Se mi ricordo, che non lo mi ricorderò mai, metto il sondaggio così da rendervi la vita un po' più semplice. Un problemino del randazzo. Cioè, avete visto che lo scarico non è dei migliori, ovvero lo scarico segue il pianale non è molto realistico, ma vabbè, è una beta. Non so se il caro Ago sistemerà questi problemi o se lascerà il randazzo così com'è, ma sinceramente a me non interessa. Io sono contento già così con questo bel randazzo e mi va bene così. Esatto. Che è già uno spettacolo. Secondo me è il miglior carro di Farming Simulator. Bello, bello. Eh sì. Tra l'altro ragazzi, non so voi se avete visto le screen su Facebook, ha messo le screen che ci sono ben tre carri rallati, ovvero c'è l'R270, l'R275 che entrambi erano anche su Farming 15. Poi dalla screen ho visto anche un carro più grosso dell'R275 che già faceva 40.000 litri, quindi immagino che sarà un 50.000 litri o 45.000 litri quello che ho visto. Sempre con sponde in alluminio come l'R275 e vediamo se pubblicherà anche quello o no. Sto arrivando. Sono qui, Arrivo. sono messo già in posizione
Carico. Pronti qua. Tra l'altro le texture, ragazzi, non so, quello del silato, sapete che il silato da fermentare aveva le texture del silato fermentato quando scaricavi, non so se ha sistemato questo problema per il 17, ok, ma presumo di sì. Allora quando andremo a far silato vedremo. Tra l'altro il caro Roby mi ha fatto notare che ci sono anche i Joskin in promozione. Eh sì. E non so se prenderci questo Joskin Drakkar 8006 che porta la bellezza di 47.000 litri, che sinceramente non l'ho mai usato, potremmo anche spararcelo su. Fai una piccola prova. Boh. A tue spese. Dai, ben per ora teniamo il Fortuna e il Randazzo. Poi vedremo, dai. Per fortuna che c'è il Randazzo. Esatto. Tanto che monta ruote Michelin, se non sbaglio. Di cui una bucata. Michelin. Di cui una terra. No, dai. Eh beh, ma è bello così. Tra l'altro caricandolo pieno pieno vedete proprio il carro che dondola tantissimo. Babba mia. Occhio che tu già hai esperienze con i carri pieni. Sì. ma questo qua non si ribalta, dai. guarda te come dondoli invece. Mamma mia, sta venendo il mal di mare qua. Con la visuale interna è impossibile. È da vomito proprio. Eh sì. Ok, carichiamo. È troppo forte, corro. Troppo forte. Dove vai? Stavo correndo un po' troppo. Sono a 10 fissi. Ok, ma non voglio impostare. Vabbè che l'hai già impostato a 10, quindi potrei fare così. Ma quando non... Okay. Il getto non va sopra il carro, va sprecato oppure no? È solo figurativa come figurativo cosa. Sì. Ah, ok. E allora anche perché per scaricare per terra con la trebbia dovresti fare scarica qui e in teoria ti fa il mucchio per terra anche la trebbia, se non sbaglio. Ok, siamo di nuovo quasi pieni, ottimo. Io sono 85%. Cavacca, non ti scarichi più. No. Ok, io sono pieno. Ragazzi, io direi di fare una piccola sosta, così finiamo il campo, ci troviamo con l'ultimo scarico e poi andiamo a prendere la nostra Bozzini. Quindi ragazzuoli, a tra poco. Dopo. Allora, ragazzuoli, i nostri cari silos ci hanno fregato. Non mi ricordavo più che c'era un limite. Ovvero siamo arrivati a 100.000 litri di soia e siamo pieni a casa. E quindi tocca vendere. Siamo qui al Denton Bakery per 1.440 euro. Ce lo pagano veramente bene. E allora abbiamo preso su anche il Deutz con il Fortuna e andiamo subito a vendere, a farci un po' di big money. Soldoni, ragazzi. Eh sì. E investiremo. Magari, visto che avremo i big money, spendiamo anche per comprarci i silos nuovi. Eh sì. Ok, io direi di girare qui a destra, attraversare la strada e andare giù dall'altra parte. Cosa dice lei? Sì. Quindi guardiamo se arriva qualcuno. Non arriva nessuno, quindi direi di andare fuori a manetta. Tac, facciamo anche visuale on board. Ah, senti come pesa. Sì, anche il mio. Porca vacca. Diciamo che si fa sentire bene su Farming 17 i vari pesi, sì, di attrezzi, i carichi e tutto. La fisica, diciamo. Esatto. Bello bello così. Allora, qua la prima strada che troviamo, giriamo giù e poi tagliamo in giù. Ok, perfetto. Sì, sinistra. Esatto.
Tra l'altro, ragazzi, abbiamo ancora pastone silato da vendere. Volendo, nelle prossime puntate possiamo fare anche un po' di big money con quelli. Il campo comunque deve ancora finire, quindi anche i prossimi carichi che andremo a riempire li venderemo. Non i carichi, cioè non i carri, quello che portano. Vediamo sulle specchiette. Sullo specchietto vediamo, riusciamo a vedere anche il signor Roby. Salve, salve. Ah, che spettacolo. Se c'è la curva. Vi lampeggio, vi lampeggio. Si vede, si vedono i fanali attraverso il rimorchio. Ah, li hanno fatti giusti quasi gli specchi. Una gran cosa. Non su tutti i trattori, ma vabbè. Su qualcuno si vedono. Vedo il tuo lampeggiante. Se ti metti dietro al carro si vede il tuo lampeggiante attraverso il rimorchio. Adesso non vedo più. Vabbè. Ok, siamo anche quasi arrivati. Qua dobbiamo attraversare la strada, quindi direi di rallentare un po'. Guardiamo dall'esterno. Di qua non c'è nessuno. Di qua non c'è nessuno. Mettiamo anche la freccia perché siamo bravi. Tac. Ok, togliamo la freccia. Qui dobbiamo girare. Sì, ecco qua, qua, qua. No, c'è divieto, c'è di... vabbè. Vabbè, andiamo contro mano. Contro io mano. Vado giusto, eh. La multa la faccio prendere a te. Sì, ma deve uscire anche, eh. Vediamo con 35.000 litri di soia quanti soldoni facciamo. Badò, come va su, badò! Babba mia, guarda soldi. Siamo già a 130.000, quasi quasi ci scappa anche un bel silos nuovo, eh? Io penso proprio di sì. Qua siamo a 150.000 euro. Vai, eccone altre 150. No, 50.000 ha fatto di vendita. Ah, 50. Sì. Quanti soldi 50, vuoi fare? sono ingorto di money. Porca vacca, sei un poregramo. Non so se conosci il termine in dialetto veneto. No. Un poregramo, un poveraccio. Hai capito? Sì, adesso sì. Perché non mi scarica? Ecco. Aspettate che ci mettiamo in parte, che qua siamo in mezzo e il traffico qua deve passare le mani. Soldoni, guarda i soldoni, Red. Babba via, guarda come vanno su. Saremo sui 47.000 euro forse con il fortuna. Vediamo. Vediamo, vediamo. 42.000. Ok. Wow. Allora, ragazzi, io direi di fare un altro stacco. Ci vediamo a campo e vendita fatta, così da fare l'acquisto sia del silos e sia faremo l'acquisto della nostra Bossini. Quindi, ragazzi, a tra poco. Allora, ragazzuoli, abbiamo fatto la bellezza di 237.000 euro di guadagni. Siamo pronti, anzi vi dico subito, abbiamo messo Roby, che tra l'altro è doppio anche sulla mappa. Il misdoppio. Guardatelo. Guarda, uno e due, praticamente è buggato. Ho i superpoteri. Esatto. Abbiamo messo Roby a fertilizzare intanto i campi 12, 15... e 24, guarda non si sa cosa. E perché tanto comunque con l'iquame che abbiamo al biogas non riusciamo a fare tutti i campi, allora ho detto vabbè, intanto mettiamo Roby, che così magari poi lo mettiamo anche in semina. Noi siamo qui a prendere la nostra Bossini, spero di averla aggiunta, vediamo un po', eccola qua, Bossini B200. Prendiamo livrea standard perché a me piace un sacco. Come bella gommatura, dovrebbe essere questa qua, quella che avevo visto che era quella più bellina. E control panel per ora non c'è. Allora per ora aggiungiamo i beacon light, ovvero i lampeggianti. Per 37.000 euro e 100 ce la portiamo a casa. Eccola qua, è già apparsa qui in fianco. Poi, ragazzuoli, io direi di andare a comprarci, visto che abbiamo ancora 200.000 euro, direi di comprarci... Un bel silos. Esatto, un bel silos.
quello da 100.000, che costa 125.000. Vabbè, io ho detto possiamo, anzi lo facciamo dalla farm, perché se no dobbiamo spostare la visuale di 1 chilometro e quindi stiamo prima a farlo da qua. Sperando che qui a fianco si riesca a metterle, perché non ho mai provato sinceramente. Allora, compriamo. Ok, si riesce a metterlo. Lo mettiamo così. Là così con la scala girata, anzi lo ruotiamo un po'. Mettiamo, anzi, girato così, vediamo, sì, si può, con la scala girata in questo senso, vediamo se siamo giusti anche come... E c'è l'albero che rompe. Tagliare, tagliare. Ah, così, dai. Patao, eccolo qua, tac, aggiunto un nuovo silos. Eccoci qua, siamo rimasti con 75.000 euro. Siamo tornati poveracci. Sono durati poco. Esatto. È molto simile a quelli già piazzati. Cioè, alla fine sono uguali. Ok, torniamo al nostro Dois. Andiamo a prendere la nostra Bossini e direi di iniziare a concimare in giro. Quindi ce la colleghiamo. Per chi non avesse visto la Bossini, ve la mostro un attimino. Eccola qua. Guardate che spettacolo. Anzi, guardate, ci sta anche una bella, una big screen, là così, là, così la mettiamo come immagine di copertina della puntata, tasto stamp, ok, perfetto, scusate ragazzi, ma poi mi dimentico sempre, allora preferisco far così, in diretta. Eccola qua ragazzi, copertoni, si possono montare quattro diversi tipi di copertoni. Per ora come getto abbiamo solo questo, che fa il getto a, come si può chiamare? Robby, suggerisci. non lo vedo. È quello aperto, Ah, è getto classico. aperto. Aperto, ok. Getto Sì, aperto. perché poi c'è quello con le cosine che girano, Esatto, che è direzionabile. no? Ok. Per ora c'è solo questo, non so se si possano collegare varie attrezzature dietro, ma non penso. Non abbiamo nemmeno la fontanella sopra. E niente, ci accontentiamo così. Andiamo ad attaccare la PTO o il Gardano, come preferite chiamarlo. Tasto J, tac, eccolo qua, perfetto. E andiamo a riempire la nostra botte E al si va. Va biogas. di digestato. Esatto. Ho preso il Dois così riusciamo a fare i viaggi anche più velocemente. Anche perché se usavo Steyr o T7 comunque sono piccolini rispetto alla botte, allora non mi sembrava il caso. Babba via, ho beccato il muretto. Anzi, il marciapiede. Non Accendiamo i rovinare la botte. lampeggianti. Eh? Non rovinare la Bossini Ma nuova. c'hai i copertoni grossi. C'ha lo sterzo che, porca miseria, devo mettere un po' più sensibile, che sto andando di qua e di là e babba via. Devo metterci più sensibilità, anzi meno sensibilità. Accelera forte. Casomai iniziamo al campo 7, così da non far troppa strada. Siamo qua vicini al biogas. Come procede la fertilizzazione? 12 e 15 completi. Arriva al Ottimo. 24. Perfetto. Ok. Adesso vediamo un attimo anche quanto digestato facciamo fuori per ogni campo, così da gestirci anche per lasciar campi da fare al caro Roby. O se no fai anche il 16, poi puoi partire in semina. Intanto andiamo a OK. spisciottare in giro. Ok, eccoci qua. Per pescare dobbiamo pescare a random così. Tac. Non abbiamo buchi da poter usare il tubo di aspirazione, che tra l'altro ragazzi vedete che è come il 15, è mobile, eccolo qua. Per rendere il tutto un po' più realistico, anche
allungabile, eccolo. Spettacolare questa botte, ragazzi. Ve la consiglio, c'ha quattro diverse livree, se non sbaglio, di cui sì, la standard, la New Holland, la Fend. E poi cos'è che c'è? La John Deere forse? No, non mi ricordo. So che sono quattro, ma sicuro la New Holland? Credo di sì. E comunque dovrebbero uscire anche altre livree più avanti, tra cui anche la Black Beauty, se non sbaglio, da quello che ho capito. Ok, andiamo verso il campo 7 che è qua vicino. Ci tiriamo un po' in parte. Frena. Andiamo su di qua. Non è neanche acceso in appeggiare. Vabbè, non c'ho voglia di accenderle. Facciamo i delinquenti. Pesa 40 pesa? All'ora. 40 all'ora in salita. 36, 35, 34, caliamo sempre di più. No, 34. Ok, eccoci qua. Come raggio d'azione non mi ricordo più quanto fa. Facciamo a caso, facciamo random. Partiamo. No, partiamo qui in qua. Tra l'altro come raggio del getto ha poco. Poco raggio d'azione. Quanti metri? Dovrebbe essere sugli 11 metri, se non sbaglio. Non ne fa tantissimi. Ma vabbè, non importa, è sempre la Bossini. Beh, certo. Allora, vediamo. Si va ai 17 km orari. Abbiamo fatto fuori un 2500 litri, più o meno, sì. 2500 litri per una passata. Avolo. Avolo. Bene così, dai. È anche giusto, non è che fai i chilometri che una botte del genere. È molto reale. E a noi piace, perlomeno a me. Anche a me. Il realismo piace. Allora, siamo fin qua. Step in up, step in up. Ok. È stupenda, chissà che esca anche il dumper della Bossini più avanti, che anche quello là, mamma mia, se mi piace. Speriamo, dai. Ah, speriamo ci ascolta. Speriamo, che tra l'altro, ragazzi, durante Natale o anche alla vigilia sono state pubblicate parecchie mod belline. Soprattutto dal team Saz, che ha pubblicato molte cose. Vi invito a passare nella loro pagina e scaricarvi soprattutto il mulino, che vi porterò bello nella cioè più avanti. Adesso abbiamo appena fatto il pastone, però più avanti ve lo porterò sicuramente. E mamma mia, quanta bella cosa. Veramente bello. Ci hanno fatto dei bei regaluzzi per Natale. Eh sì. Sono stati generosi. Aspettate che qua, anzi, facciamo il giro. Se no faccio i danni. Tac. Ci giriamo così. Opla. Vabbè, ragazzi, io direi di continuare un attimo fuori registrazione, così vado a vedere, a finire anche il biodigestato e vediamo fin dove riusciamo ad arrivare con i campi. Quindi a tra poco. Ok, ragazzi, allora siamo arrivati quasi al tempo limite, allora facciamo i saluti solo. Vi mostro un attimo quello che abbiamo fatto. Praticamente con il liquame ho fertilizzato, anzi concimato, il campo 7, 8 e 9. Andrò a fare anche il 4 però fuori registrazione, mentre il caro Roby ha seminato
15 e 12. Esatto, eccolo qua, 15 e 12 di colza. Poi vedremo cosa seminare nei vari altri campi. Io direi di fare anche un po' di mais, visto che l'altra volta il mais lo abbiamo usato solo per fare il pastone. Direi di usarne un po' anche per fare granella, visto che siamo solo a 6.300 litri. Poi andremo a seminare anche un po' il frumento, che l'abbiamo venduto nelle scorse volte. Visto che siamo anche a zero completo, direi che è da tornare a avere un po' di frumento, che metti caso torni una grande richiesta. E niente, ragazzuoli, direi che per questa puntata è tutto. Ringraziamo RobyMelo81. Grazie a te, Red. Spero vi sia piaciuta il nuovo acquisto, la Mega Bossini, che babba mia se è bella. Bella, bella. E niente, come al solito lasciate tanti like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e condividete. Noi ci ritroviamo nel prossimo episodio. Ciao gente! Ciao!